Un Sant'Antonio Abate che è, diciamo, sicuramente è partito meglio del Forio, che poi è riuscito a sbloccare su, diciamo, un calcio piazzato. Forse era l'unico modo in questa partita di sbloccare la situazione. Vabbè, diciamo che il fallo che è di punizione che l'arbitro ha fischiato, secondo me, era inesistente, però non è un alibi questo. Noi siamo venuti qua, abbiamo fatto la nostra gara. Diciamo loro sono stati bravi, che su due episodi di palla inattiva hanno fatto due gol, e poi il terzo alla fine, all'ultimo della fine del secondo tempo. Però ripeto, noi siamo una squadra in crescita, purtroppo la situazione è una situazione delicata, quella là, che viviamo noi, bassa classifica, però mancano ancora 11 partite, tireremo le somme alla fine. No, ma al di là del calo, guarda, queste sono partite su scontri diretti, quando poi prendi gol che giustamente su una palla inattiva comunque la squadra non è riuscita subito a reagire, però alla fine abbiamo fatto la nostra gara sia il primo tempo che il secondo tempo. Poi merito al Forio che sono stati più bravi di noi. Oggi servivano i tre punti che il Real Forio è riuscito a portare a casa in una partita sofferta, almeno sino a quando non è stata sbloccata. Sì, oggi l'imperativo era vincere la partita, fare i tre punti, perché la situazione di classifica è abbastanza chiara, bisogna risalire per cercare di agguantare la salvezza diretta che sta a oggi, la classifica di oggi stava a 9 punti. Venivamo da un mese e più, una settimana di stop, l'unica incognita era questa. Comunque i ragazzi si erano preparati benissimo durante la pausa e anche nella pausa forzata, visto che è stata rimandata un po' l'inizio del campionato, si erano preparati benissimo e l'unica incognita era questa, come potevano rispondere. Infatti il primo tempo è stato un po', forse per questo, eravamo un po' intimiditi, non dal fatto, proprio da questo, che eravamo fermi da un bel po' e quindi non riuscivamo a rodare, a essere fluidi, eccetera. Poi il secondo tempo abbiamo messo le cose a posto e grazie al gioco, grazie alla fatica, grazie alla sofferenza siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato. Comunque volevo ribadire, evidenziare la prova dei ragazzi, perché nella vittoria ci hanno messo tutto il loro, è stata tutta una vittoria che a oggi che adesso mi sento di dedicare a loro. Sì, l'ho detto poc'anzi, era proprio dal fatto, dovuto questo, diciamo, approccio un po' timido, dovuto al fatto che si veniva da un mese più, un mese e una 5 settimane di fermo, non è che è facile dopo un periodo così lungo riniziare, e quindi dopo questa prima fase poi i ragazzi hanno ripreso benissimo e la partita è andata nel giusto binario. Ripeto, grazie soprattutto al loro impegno, perché in questi 40-45 giorni si sono impegnati al massimo nelle sedute di allenamento, eccetera, nelle situazioni di contagio, eccetera, post contagio, visite mediche, eccetera. Insomma, è stato un periodo abbastanza, tra virgolette, difficile. Sì, questo fa ben sperare, ha fatto una giusta analisi, aggiungiamoci anche questo, l'importanza della posta in palio, perché delle sei gare in casa, 6-7 gare, compresa questa, per cercare di agguantare la salvezza diretta, che penso debba essere una nostra priorità, un nostro obiettivo, bisognava vincere a tutti i costi, in qualsiasi modo. Sono contento perché la vittoria è venuta anche facendo delle buone giocate, delle buone trame, abbiamo visto anche delle buone giocate, quindi doppiamente contenti. Sì, è chiaro che poi una squadra, tu la modelli come il sarto, no? Fa il vestito su misura, è chiaro che venendo questo giocatore che ha delle ottime qualità tecniche, tu devi cercare di sfruttarle al massimo. Infatti, se avete notato, abbiamo cercato un po' di far ruotare tutte le nostre giocate e di farle passare per i suoi piedi, perché se ce l'hai lo devi sfruttare, sarebbe da stupidi non sfruttare al massimo le qualità dei tuoi giocatori. Per esempio Roghi ha queste qualità, potrei citarne altri, Capone, Granato, di grande corsa, di grande fisicità, di conquista della palla e poi darla nei piedi di Roghi, di giocare subito in verticale per poi lanciare in porta Geli, Calini, Cirelli. Diciamo che tutto il provato, tutto ciò che abbiamo lavorato in settimane, anche nel passato, oggi per grazia di Dio è stato messo in atto, e questa è la più grande soddisfazione che può avere un allenatore o uno staff.